Ciao ragazzi, come state? Eccoci insieme con una nuova review del mondo LOL OMG. Questa volta parliamo di Spirit Queen, una delle quattro che compongono la serie Movie Magic. Allora, andiamo subito ad aprirla, che sono troppo curiosa di vederla, è forse la seconda preferita di questa serie. E man mano ovviamente le prenderò anche tutte le altre. Come sempre ci dice che ci sono 25 sorprese e 2 outfit. Poi girando, opa, eccola qua, abbiamo come vedete le diverse immagini in rosso, che poi si possono vedere con la lente rossa o la lente blu, che vabbè abbiamo già visto nell'altra recensione, se la siete persa la trovate poi giù in info box. Ma bando alle ciance, sono troppo curiosa di andare ad aprirla, perciò andiamo a togliere la prima parte, qua, dove rivela lo sfondo di Spirit Queen, che ovviamente è diverso per ogni OMG di questa serie. E ci sta anche. Mi piacciono tantissimo questi sfondi perché poi si possono anche utilizzare proprio come sfondo e base da esposizione. Quindi è veramente carina come idea. Allora, intanto nel frattempo ce l'ho fatta. Allora, ecco qua il suo sfondo. Guardate che bello, tipo tutto sfumato dal blu che va verso il fucsia. Molto, molto magic, direi. Poi, allora, andiamo ad aprire questa parte. Ecco qui. E qua troviamo lo schermo del cinema. Allora. Okay, c'è qualcosa che non quadra. Ah sì, perché qua va qua dietro. Perfetto. Allora, qua abbiamo il cinematic dove appunto possiamo inserire le diapositive e qua in alto invece troviamo Spirit Queen. Che bella questa inquadratura, mi piace moltissimo. Ma bando alle ciance, andiamo qui in basso dove troviamo appunto una videocassetta con la scritta appunto Spirit Queen. Andiamo ad aprirla. A sfilarla, scusate. E compare appunto questa grande videocassetta che stra adoro, bellissima, con qui in parte la scritta BB Kind e Spooky. Ma prima di aprire questa videocassetta giriamo il nostro sfondo, torniamo in quello precedente per aprire questa non so come definire, una valigia, un baule, senza rompere tutto, ma ogni volta rompo tutto. Ecco qua. Si è un po' incastrato. Ok, perfetto. E poi lo giriamo già subito, così poi vediamo le diapositive nel cinematic o cinematic. Ok, ce l'ho fatta. Allora, vediamo subito le diapositive. Allora, le collego immediatamente e le vado già a mettere qui dentro. Ok, avviciniamoci così vediamo bene. Allora, oddio, non si vede neanche tanto bene, sinceramente, o almeno io non sto vedendo molto bene, non so voi. Praticamente abbiamo questa LOL
No, aspettate, ve lo faccio vedere meglio perché così non si vede per niente. Ecco, così si vede molto meglio. Questa LOL a testa in giù, che è la LOL, quella Dracula, insomma, vampiro. Mentre in quest'altra diapositiva troviamo Witch Eye con... non saprei neanche come si chiama questa LOL. Ma, vabbè, dettagli, lasciamo stare. Allora, ragazzi... vado a liberare tutto quanto, tutti gli accessori. Vi faccio vedere che all'interno, come per Starlet, c'era questo artwork, c'è anche per Spirit Queen in entrambe le versioni, quindi in versione, diciamo, spirito e in versione strega. E invece andiamo a vedere direttamente la scatola, così poi dopo libero tutti gli accessori e tutto quanto e ve li mostro in modo migliore, insomma, piuttosto che così in velocità. Guardate che bello, cioè io veramente adoro queste scatole, queste le terrò tutte perché le terrò proprio in esposizione con le bambole. Guardate che bello. Allora, togliamo qua lo scotch e andiamo a scoprire Spirit Queen. Quindi vi alzo anche un po' la videocamera, così se sta. Ed eccola qui. Che particolare. Allora, la tiro fuori, così vi faccio vedere l'interno e poi vado a liberare tutto quanto, tutti gli accessori e la bambola per farvela vedere meglio. Allora, l'interno della sua scatola è composto appunto da questa poltrona con questo, lo chiamerei quasi comodino, dove troviamo un microfono con degli spartiti, insomma, praticamente lei sta registrando gli urli, che vedete qua c'è scritto, non so se riesce a vedere, aspettate che zoomiamo, c'è scritto Scream 1 e Scream 2, e Scream dovrebbe essere l'urlo. Dalla sua parte abbiamo questa sorta di bara scaffale dove c'è un pentolone, dove c'è del caffè e una bevanda fredda. Qua in alto invece troviamo uno specchio con delle candele, ma carino. Dall'altro lato troviamo sempre questo specchio con le candele e in basso uno stereo con un ragno, praticamente, decorato con un ragno. Oddio, onestamente non mi fa molto impazzire come sfondo questo, sono sincera, mi aspettavo qualcosa di... forse più dark. Ok, bando le ciance, adesso vado a liberare tutto quanto e ci vediamo fra pochissimo. Ed eccoci qua. Allora, ho liberato tutto quanto e che dire, la trovo veramente molto molto carina. Mi piace veramente tanto. Allora, guardiamo il viso. Ha, come vedete, un ombretto super elaborato, nel senso che ha appunto questa ragnatela, un ombretto di base fucsia con questa ragnatela argentata. Ha un sacco di eyeliner, un sacco anche di blush, questo rossetto color un fucsia, diciamo, caldo, e qualche macchia di colla qua e là, effettivamente, forse va anche via, sì, ma che bene. Allora, parlando dei capelli, ragazzi, i capelli non ne ha di capelli pettinabili, ecco, mettiamola così. Infatti sinceramente la spazzola non so neanche perché l'abbiano messa. Ha la frangia che è praticamente tutta ingellata, anche i capelli qua in alto, proprio per creare questa sorta di fiocco che ovviamente nella scatola si è anche un po' schiacciato, dovrebbe essere un attimino più pomposo, ma è arrivata così. Ma è proprio tutta, ragazzi, tutta piena di gel. E anche la parte qui dietro che va a coprire, cioè praticamente, guardate,
non si alza neanche, mentre qui non c'è prodotto e sono super ma super lisci, che sono una cosa fantastica. Sarei davvero curiosa di scioglierle i capelli e vedere se l'hanno, diciamo, se ha tutti i capelli in ordine, cioè non in ordine, come si dice? Se l'hanno ruotata completamente o se ci sono, diciamo, dei buchi dove si intravede la cute, però è bello, cioè poco da dire, poco da fare. Arriva già con questo completo che trovo molto molto carino, ha un top a righe totalmente bianco, però ha una riga che praticamente è in cotone, mentre l'altra ha sopra un strato più trasparente che fa proprio questo stacco di colore, rimanendo sempre total white, veramente molto carino. Al collo alto una super minigonna, perché sembrano un pezzo intero ma sono due, e poi indossa queste calze lunghe sopra addirittura al ginocchio, nere e bianche, che vanno poi a richiamare questi nastri che non so neanche che senso abbiano, però hanno questi appunto nastri bianchi e neri che non so cosa possano servire, perché comunque neanche nel film, non lo so, non mi davano questa gran, boh, non lo so, non mi davano questa gran bella impressione. Voglio farvi vedere un attimo anche le mani, anzi la mano, che questa qua, vediamo se riesco a staccarle via. Sì, adesso ce la faccio, eccolo qua. Volevo farvi vedere questa mano, dove l'hanno appunto colorata, tutta in argento, e dove hanno appunto realizzato una sorta di, chiamerei quasi guanto, dove si intravedono proprio le ossa della mano, e la trovo veramente una cosa molto particolare. Anche il dietro, come vedete, si nota proprio che è un guanto, proprio perché ha questa sorta di cucitura, che fa definire proprio un guanto. Forse avrei preferito magari che avessero realizzato effettivamente il guanto come avevano già fatto per un'altra Lolo MG, in modo tale che se volevo appunto lo potevo togliere o mettere, insomma, in base a quello che desideravo. Vediamo anche l'altra mano, così vediamo il suo smalto, che è argentato sempre e va appunto a richiamare un po' il guanto. E questa appunto è l'eye. Ovviamente arriva con lo stand nero. Adesso tutte le nuove LOL OMG hanno la tripla, aspettate che ce li ho qua, una l'ho trovata, vabbè, una è su e una è sotto lo stand. Praticamente ci sono tre ganci in modo tale da metterlo in base all'outfit che decidiamo di mettere alla nostra OMG. Poi abbiamo la spazzola argentata, abbastanza inutile come vi dicevo, perché non avendo lei capelli da pettinare nel vero senso della parola è abbastanza inutile. Poi abbiamo il cappello da strega, che devo dire che è comunque molto carino, guardate, gli hanno fatto anche le cuciture, carino, sì, mi piace, devo essere sincera. Poi abbiamo anche questo microfono, che devo dire è fatto molto molto bene, mi piace tantissimo, con questa linea appunto ondulata. Qui abbiamo il buchino proprio per inserire la mano di Spirit Queen, e poi c'è il microfono proprio per riuscire a sentire tutti i vari suoni, le varie atmosfere, proprio come nel film, quindi molto bello, e potrebbe essere considerato tipo il suo bastone magico, chiamiamolo così. Poi abbiamo il magazine, il The LOLville Reporter Double Future, dove abbiamo Spirit Queen e una appunto scena del film. Anche lei arriva con gli occhiali, come dicevo, che ormai di questa linea le hanno proposti tantissimo, hanno una forma diversa da quelli appunto di Starlette. Ogni ONG ha un suo occhiale particolare dedicato, quindi questo un pochino più particolare insomma degli altri, ma non vi sto a far vedere tutto quanto perché questa cosa del rosso e blu non è che mi piaccia tanto. Allora, poi andiamo a vedere gli accessori. Abbiamo le scarpe, che già qua dall'immagine potete vedere quanto particolari possano essere. Il numero è sempre il 6 e mezzo.
qua. E che dire, wow, 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 wow. Allora, sono queste scarpe senza tacco, come vedete, tutte fucsia, cioè una base tutta fucsia, e poi ha tutte queste ragnatele, tutti questi dettagli di ragnatele, e ad ogni ragnatela corrisponde anche, come vedete, un cuoricino. Non so se riesce, sì, ecco, così contro luce riuscite a vedere. Bellissime, veramente bellissime. Poi vediamo nella cappelliera Total White. Oh, abbiamo due sacchettini. Qui troviamo gli occhiali e, attenzione, ci sono anche gli orecchini. Orecchini argentati, assolutamente riciclati, perché mi ricordo di averli già visti in un'altra LOL. Mi pare che dovessero sembrare tipo le cuffie. Li ho già visti, non mi ricordo in quale, ma sicuramente questi li ho già visti. Qua troviamo gli occhiali che, wow, sono bellissimi. Richiamano appunto questi. Avrebbero potuto farli neri, a dire il vero. Sarebbe stato molto più bello. E sono stupendi. Hanno la lente opaca e qua la montatura è tutta glitterata di nero. Belli. Molto, molto belli. Nell'altro sacchettino troviamo questa sorta di bustino. Anche questo già visto in una delle serie dedicate alla musica, questo fucsia. Mi piace comunque che abbiano mantenuto tutti i dettagli, sono appunto ben definiti e anche colorati in argento, molto carino. E poi anche queste spalline, anche queste appunto già viste, però non so se le metterò. Da valutare. Mi piace molto il cuore, però magari avessero fatto tipo una collana così piuttosto che la spallina, non lo so, valuterò poi vestendola. Ora passiamo agli outfit. In questa busta con le fasi lunari, che trovo bellissima, cioè veramente stupenda, troviamo, allora, una giacchina su questo appendino fucsia. E che bella! Allora, la giacchina è appunto nera con dei glitter argentati in cotone, con anche l'elastico sotto, e questo mi piace tanto. Ma vogliamo parlare delle maniche? Sono stupende! Sono trasparenti, perché si può... Sì, non riesco a infilare un dito dentro, ma riuscite a vedere che sono trasparenti e... con questa tela di ragno, bello. E per concludere anche il polsino in cotone, mi piace molto, anche sia di sportivo, uno sporty chic, diciamo, molto molto bello, mi piace tanto, bella bella. Poi su questa invece piena di videocassette con varie scritte, abbiamo action, videotape, comedy, rom-com, drama, bello, mi piace. Troviamo, che cosa c'è qua? Un appendino nero con una gonna lunga, un po' spiegazzata. E anche un gatto che chiama. Allora, questa gonna è bellissima, mi piace tanto. Guardate che particolare. Ha tutti questi dettagli, vedo non vedo, con la ragnatela, e lateralmente ha questo nastro argentato, glitterato, che la rende un pochino più particolare, non la classica gonna lunga, la rende un attimino più, anche direi, quasi sportiva. Sto notando che ha un doppio, vedete? Ha una doppia apertura col velcro, ovviamente questa è la parte alta e questa invece è la parte bassa, quindi volendo penso si possa lasciare anche aperta, ma sicuramente serve per aiutarci a infilarla, visto che le LOL OMG hanno i fianchi abbastanza larghi, però mi piace molto. Ultima busta, allora, con l'appendino, si è incastrato, ce la possiamo fare,
Oh, abbiamo proprio un altro completo. Quindi è come se fossero tre outfit. Allora, abbiamo il completo l'alpinino bianco con questo reggiseno che sembra un tipo un reggiseno di quelli sportivi, nero con tutto questo nastrino bianco e nero che si attacca poi dietro e c'è lì incrocio, molto bello. E poi questa gonna che è veramente particolare. Allora, queste frange, le chiamerei quasi frange, sì, bianche, sono tipo in ecopelle, molto morbide, e sotto abbiamo una gonna nera, semplice nera, ma la cosa bella di questa gonna è che è double fast. Se voi la girate, faccio vedere, va a richiamare quasi la stessa fantasia della gonna lunga, anche perché poi questa, se volete, la potete mettere come fine della gonna stessa, sia da un lato che dall'altro. Adesso non mi ricordo in quale dei due lati loro la propongono, ma direi più l'altro decisamente. E che dire, wow, wow, wow. Quindi alla fine sono tre outfit, perché abbiamo quello che indossa già, questo e più anche questo. Quindi veramente wow. Ora vado a vestirla con il primo outfit e vediamo cosa ne pensiamo. Questo è il primo outfit che ho realizzato. Come vedete, ho cercato di metterlo il più possibile simile all'immagine, però onestamente non è che mi faccia propriamente impazzire. Le sta bene, indubbiamente, però boh, non lo so. Purtroppo non ho neanche potuto mettergli gli orecchini perché le spalline non permettono di mettergliele, nel senso che vanno a sbattere, quindi non ci stanno per niente bene. Gli occhiali, devo essere sincera, le durano moltissimo, perché una volta tolti, non lo so, perde il suo fascino misterioso. Gli occhiali le donano veramente tanto, e forse questa è una delle pochissime LOL a cui mi piace vederla indossare gli occhiali. Ora provo a cambiargli l'outfit di nuovo. Ecco qua l'altro outfit, quello a cui credevo insomma che mi sarebbe piaciuto di più, però onestamente forse preferisco l'altro. Gli orecchini non mi piacciono come le stanno. Se devo scegliere a sto punto, preferisco di gran lunga tenerle gli occhiali, sono sincera. E questo un po' mi ha deluso, perché sapete, non sono un amante degli occhiali nelle LOL. Quindi provo un attimo a farlo in diretta qua con voi. Togliamo questi orecchini. Però forse occhiali e cappello forse sono un po' troppo. Sì, direi che occhiali e cappello sono decisamente troppo. Però, no, come outfit, non lo so, non mi convince. Benché l'idea di tenerle le maniche anche un po' arricciate mi piace, però di per sé non la trovo... Non trovo niente di particolare. Mentre l'altro outfit, benché più strano sicuramente rispetto ai canoni a cui sono abituata, la rendeva molto più particolare, quindi proprio più un personaggio particolare, insomma, e quindi penso che cambierò l'outfit. Che dire, onestamente forse come tipologia di outfit questa Spirit Queen mi piace molto più di Starlette. È molto più rifinito, ci sono veramente tantissimi dettagli, quindi veramente mi piace tanto tanto tanto, quindi sono molto contenta di averla acquistata. Credo che prossimamente prenderò anche le altre due di questa serie Movie Magic, ma non so se prossimamente, effettivamente, o fra un po', perché erano in promozione su Black Friday ma costavano comunque un po' troppo secondo me, e quindi non le ho acquistate, e perciò adesso aspetto che tornino ad abbassarsi un po' di prezzo, anche perché ho notato che le LOL MG vecchie le stanno vendendo tipo anche a 20 euro, quindi bisogna avere un po' pazienza. Alla fine è solo questione, se hai pazienza la trovi a un buon prezzo, se non hai pazienza la prendi a un prezzo un pochino più alto. È inevitabile. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi giù nei commenti cosa ne pensate di questa serie Movie Magic del LOL Surprise,
E niente, mi raccomando, iscriviti al canale per vedere le prossime novità. Io vi ringrazio sempre di seguirmi, vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!